Per non dimenticare, come ha sottolineato oggi il prefetto del Dicastero per la Comunicazione Paolo Ruffini, anche a questo servono i libri e il cinema in particolare. La Filmoteca Vaticana il prossimo 16 novembre compie 60 anni e il nuovo volume di Monsignor Dario Viganò, Il cinema dei papi, ripercorre il rapporto della Santa Sede con la Settima Arte, un rapporto sempre proficuo e dialettico. Mentre una serie di web doc che verranno pubblicati su Vatican News ricostruisce la storia di quello che è un luogo di ricerca, conservazione, studio. E il rapporto tra Chiesa e cinema e in Italia si fa chiave di lettura delle grandi trasformazioni degli ultimi 60 anni del nostro paese. Io ho voluto raccontare questa storia, che vuol dire anche storia di persone, di visioni, di strategie, ed è una storia, devo dire, molto interessante, che nasce molto lontanamente, all'indomani appunto della nascita del cinema nel 1896 con Leone XIII, che benedicendo gli operatori e la macchina presa benedice il pubblico. E questi piccoli documentari web sono sei e attraversano un po' quelli che sono gli aspetti fondamentali della filmoteca, che è la conservazione, ma c'è anche appunto la possibilità della sala di visione, che era ed è tuttora utilizzata per la presentazione di grandi film. Penso ad esempio Scorsese con Silence, oppure Wim Wenders con Un uomo di parola.